Lui e Gio. Giotto e Bianca. E Bianca. Allora, la sapete tutti la storia di Giotto, dei suoi fratellini e della mamma. Erano 8 fratellini e sono rimasti in 3, giusto? Sì, noi ne abbiamo recuperate 3. Ne abbiamo recuperate 3 e quando l'abbiamo saputo siamo andati e abbiamo recuperato 3. E che dire, sono 3 meraviglie. Però oggi parliamo di Giotto. Giotto è un cane dolcissimo, è un cane veramente meraviglioso, è un cane molto 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 docile, molto, non so neanche non dargli un termine a lui, perché è talmente buono che non farebbe del male neanche a una mosca. E poi ha questi occhioni bellissimi. Dopo te la faccio a te. Ha questi occhioni bellissimi. Lui è cresciuto qua nel nostro rifugio, perché quando è arrivato aveva poco più di un mese, 2 mesi, non... era piccolissimo. Loro e lui con l'altro fratello e l'altra sorella, Dante e Olga. E Olga, che presenteremo dopo. Ok, è bellissimo. Dovete essere qua per toccarlo, abbracciarlo e sentire che cagnolino meraviglioso che è. Sa stare sicuramente anche in casa, sa stare a tutte le parti perché è troppo buono. Bianca, perché è troppo buono. Allora, è venuto il momento di cercare un'adozione per lei, per lui. Una mamma che lo voglia bene, che se lo porti a casa, perché è meraviglioso, è uno dei cani più belli, perché è pure bello, ma non ci sono cani belli e brutti, ma diciamo che ha questi occhi bellissimi, questo sguardo bellissimo, questa è un umano, io dico sempre che è un umano, io, quando entro e lo chiamo gli dico, solo con la testa gli faccio, vieni, e lui già capisce e viene che vuole abbracciato. No, che vuoi tu? Ok, cerchiamo una mammina per voi. Vi raccomando di condividere, vi raccomando di guardarlo, guardate che cane meraviglioso. Chi lo prende sicuramente non se ne pentirà, perché non dà nessun fastidio. È un cane che sa stare da solo, è un cane che non aggredisce, non conosce proprio la cattiveria, non conosce niente. Lui, eccolo qua, io lo posso lasciare anche da solo, qua, eccolo qua. Lui sta come lo mette. È vero. Quindi telefonate per lui. Noi vi stiamo presentando anche i cani grandi, perché è importante. Aspetta che mi allontano, ecco. Perché è importante? È importante conoscerli e sapere che sono dei cani meravigliosi. Dai, poi ditemi come si può fare un filmato in queste condizioni belle, che sono le condizioni che noi amiamo di più. Quando facciamo questi filmati è difficile farli in queste condizioni, quando ci sono loro che ci saltano addosso, perché loro sono amati, loro sono così, e loro capiscono l'affetto che gli diamo, l'amore che gli diamo, e quindi quando facciamo un filmato lo vogliono fatti tutti. Però lui, guardatelo, torniamo a Dante. No, lui non è Dante, è Giotto. Giotto, vabbè, Dante è Giotto. Dante è suo fratello. Ok, e poi lo presentiamo dopo a Dante. Lui è Giotto, eccolo qua, meraviglioso. Se io mi alzo, lui sta qua. Eccolo qua, è un amore, è vero. Poi ha questi occhi bellissimi. Sembra un lupo, è vero? Sì, sono bellissimi, sono chiari. Sì, ma anche il suo nasino, i suoi dentini. Guardate che bellissimo. Sono bianchissimi perché è molto giovane, ma sì. Non è neanche un anno lui. Quindi vediamo se ora ci lasciano dire qualcosa. Quindi può stare anche con i bambini, può stare in qualunque posto. È vero, se c'è un po' di giardino, un pezzo di giardino è meglio. Però va bene anche senza giardino, va bene anche con una casa abbastanza modesta, grande, diciamo, media, giusto? Mm-hmm. Perché lui è questo qua, un amore, eccolo qua. Non ho parole da dire, perché dovrei dire tante di quelle parole belle per lui. Poi è un ragazzino che si fa amare, si fa coccolare, si raccoglie tutto quello che gli diamo, le coccole, i wurstel, tutto, è vero, lui ci aspetta sempre. È cresciuto, è diventato bello, è diventato un cane meraviglioso.
sono tutti meravigliosi, ma lui ha qualcosa di particolare nel suo sguardo e nel suo carattere. Ha un carattere veramente bellissimo, un carattere di cui si può fidare ciecamente, perché non è uno aggressivo, non è uno che fa storie, è uno che vuole mangiare, vuole bere e vuole essere coccolato e vuole il suo lettino dove dormire, perché è così. La sua mamma gli ha insegnato così, gli ha insegnato ad essere educato, e sembra che parlo con un umano, gli ha insegnato a essere educato, a essere buono, a rispettare le persone, a rispettare i suoi simili, e lui è proprio questo cagnolino qua. Quindi affrettatevi ad adottarlo, perché un altro uguale non lo trovate mai, è vero? Ecco qua, dai, che c'è? Dove vuoi andare? Ma non mi coccoli più? Non mi gratti più? Dai, eccolo qua. Loro vogliono questo, quindi non so più che dire. Per questo cagnolino non ci sono cose più da dire, perché è tutto. Tutto è l'immenso, ok? Ciao a tutti, e condividete, vi raccomando, e non lasciatelo qua, perché è meraviglioso. Se ve lo diciamo noi che è meraviglioso, ok? Guardate qua, guardate con gli occhi quando lo abbraccio, dovete sentire il cuore, il cuoricino come gli batte, perché è contento, ok? Poi ti facciamo un regaluccio, ok? Quindi vi aspettiamo, anzi vi aspetto, ok? Ciao a tutti, dai, saluta, fagli vedere che occhi meravigliosi. Lui colpisce solo con gli occhi, ha quello sguardo di una persona intelligente, di una persona molto colta, quella che non sono io, ok? È vero, diglielo, ok? Eccolo qua. Ciao a tutti da me, Giotto e la sua mammina pure, che gli sta facendo il filmato, Laura, è vero?